Policastra Antica è un centro storico favoloso, mantenuto bene, è ricco di tradizioni, una gran bella città. La Marina forse soffre lo sviluppo che un po' tutte le zone marine hanno avuto, cioè la sofferenza di essere raggruppate, case aggrappate l'una all'altra, si tengono per mano, forse manca quella carezza che occorre in una realtà complessa qual è quelle zone marine. Però è stato fatto, ora bisogna pensare al futuro, spero un futuro migliore. Ho avuto la sensazione, cioè si è capito ancora di più, almeno per quanto mi riguarda, quanto sono importanti anche i comuni interni, cioè quando piove e si è in vacanza in un paese marino, dove si va? Allora, perché oltre il mare poi alla fine non è che poi ci sia molto, quindi qualcuno ne ha approfittato per recarsi su in collina, non trovando nulla di particolare, perché ancora purtroppo in molte realtà non c'è questa tendenza a programmare degli interventi di riqualificazione dei centri storici. Quindi è importante, come paesi Santa Marina, Policastro, Vibonati, Villammare, cercare anche di dare maggiore attenzione ai centri interni. Certo, ma i centri interni sono bellissimi. Ieri sera sono stato a Sicilia, in un ristorante. Sicilia proprio? Proprio a Sicilia, in un ristorante straordinario. E devo dire che tutti i piccoli paesi, sono tutti piccoli paesi, ma all'interno offrono una umanità che vive in città non se lo sogna proprio, un'umanità vera, non è che è falsificata per un tornaconto, no, è vero, il buongiorno è buongiorno, il buonasera, e poi questi centri storici così umanamente tenuti bene, che bello. Anche Santa Marina, il mio comune, è mantenuto bene. Fortunatamente negli ultimi 10-15 anni i piccoli centri hanno assunto una dimensione anche urbanistica elegante, piacevole, che cattura l'attenzione di tutti. E a Marina uno viene per godere il mare, anche se questo tempo piuttosto nervoso, però l'entroterra offre delle sollecitazioni umane che uno se le porta dentro tutto l'anno. Basta semplicemente passeggiarci poi. Passeggiarsi e camminare per i vicoli, la serenità che ti dà i vicoli, che la città non ti potrà mai dare, ma è questa umanità che credo si serpeggia, anche se c'è soltanto una finestra con una luce accesa, se affaccia qualcuno, c'è non quel modo intrigante di vedere chi sei, ma soltanto un saluto come fossimo amici da vecchia data, e questo è bello. In questo TG estivo che trasmettiamo ogni giorno da Villammare parliamo un po' degli appuntamenti che ci sono sul territorio, in particolare del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano. Spiccano le manifestazioni legate alla gastronomia locale, tu come le giudichi? Ottime, devo dire che quest'anno nella mia Policastro per esempio ho visto delle manifestazioni gastronomiche ben organizzate, rispetto al passato l'ho visto più ricercate, più serie, più organizzate e più partecipazione, quindi vuol dire che se le cose si fanno bene e ci si impiega e ci si mettono risorse economiche e umane, poi la risposta c'è, bisogna puntare in alto, noi dobbiamo sforzarci a guardare sempre più in alto, a organizzare sempre in meglio, non accontentiamoci di fare le piccole cose, no, puntiamo alle grandi cose, poi magari non ci si può arrivare, però se puntiamo alle grandi cose il pubblico e i turisti ci sono. Policastro, Scario, ho visto, e anche Capitello, in questi piccoli centri della costiera le sagre sono state organizzate alla grande, quindi io faccio i complimenti agli organizzatori. Gli organizzatori che sempre più spesso sono semplicemente delle associazioni che godono del patrocinio, ma sappiamo dei comuni che patrocinio poi è praticamente un patrocinio senza fondi, qualcuno poi dà anche qualcosa ma sono degli spiccioli, e dobbiamo anche dire che la forza di queste associazioni fatte da gente del posto che vanno avanti iniziative del genere. Certo, bisogna sollecitare anche gli enti pubblici, hanno le mani strette, il portafoglio che non c'è, la difficoltà a darti qualcosa e poi quando te la devono dare passa lunghissimo tempo. Io credo che anche i piccoli imprenditori che ci sono, piccoli e medi imprenditori dalle nostre parti dovrebbero scendere in campo, perché se il privato scende in campo aiuta ad avere altre ricchezze, più che bussare alla porta degli enti pubblici. Negli anni 60-70 tutti bussavano alla porta degli enti pubblici, gli enti pubblici stanno in difficoltà, sono senza strategie, hanno difficoltà di intervenire, bisogna che il privato
E allora io la sollecitazione che faccio, non ho nessun interesse, non organizzo nessuna manifestazione, però dico ai piccoli e ai piccoli e medi imprenditori che ci sono nelle nostre comunità di scendere in gamba e di dare una mano a questi che organizzano manifestazioni o spettacolari o culinarie, perché c'è un ritorno sempre in termini economici, di partecipazione, quindi investire significa avere altri investimenti. E gli enti pubblici cosa devono fare? Gli enti pubblici devono avere la capacità di organizzare la creatività. Gli enti pubblici devono, gli amministratori, a mio giudizio, sono convinto da un bel po' di anni questo, gli amministratori devono dimostrare di studiare di più, di essere più preparati, di essere dei leader, dei manager. Oggi alla classe politica occorre una preparazione alta che in giro difficilmente riesco a vederla, per la verità. Però è questo che bisogna fare. Oggi l'amministratore è faticoso, però è straordinario. Se uno investe in creatività, in fantasia, in originalità, e per fare questo deve studiare, deve avere le condizioni di diventare un leader o di essere un leader. Se questo avviene, la comunità se ne avvantaggia. Noi non dobbiamo preoccuparci delle idee, della creatività, della ricerca, del rigore, dell'importanza, dello studio, delle cose fatte in grande. Non dobbiamo preoccuparci, perché ci portano altre cose. Io vedo talvolta invece amministratori che vivacchiano alla giornata. No, questi amministratori non mi piacciono. Torniamo a parlare dell'estate in Costiera Cilentana. C'è qualcosa che apprezzi più di ogni altra? Cosa che ti piace di questo territorio e soprattutto se viene ben organizzato per l'estate? Ma io dico che noi abbiamo delle piccole boutique da queste parti, che sono le boutique delle spiagge di Scario, Capitello, Villamare. Questa l'hai fatta diventare, complimenti a te, il salotto dello spettacolo e dell'arte cilentana. Quindi è un bel lavoro che fai e ti faccio i complimenti. Sa perché ho un suo lungomare particolare. Ho saltato nel mio paese Policastro, vorrei vedere un'organizzazione più alta. Io credo che forse nel meridione, da anni vado sostenendo questo, credo che nel meridione Policastro è la zona che ha un territorio da sfruttare, dico tra virgolette, sul piano di un'industria turistica, però dobbiamo affidarci a manager alti. Io invito gli amministratori a guardare lontano. Il sindaco di Salerno, non perché sono un tifoso, diciamo, il sindaco di Salerno De Luca, lui ha la capacità di puntare su grandi personaggi. Salerno è trasformata. Salerno, da tutte le parti d'Italia e dall'estero, vengono per vedere gioielli di architettura o di un centro storico che funziona. Cioè noi dobbiamo puntare su personaggi che sanno guardare fra 30 anni, 50 anni cosa sarà questo territorio. Quindi se puntiamo su personaggi di un'imprenditorialità turistica alta, bussiamo alle porte del nord, del sud, dell'estero, vediamo di il lungomare di Policastro, è lunghissimo, è meraviglioso, però va utilizzato meglio. C'è un retroterra che andrebbe arricchito di iniziative, di strutture. Policastro deve diventare la Rimini del Sud. Forse nessuna realtà del Sud ha lo spazio che ha Policastro. Allora dico, Policastro che ha tutto questo territorio, con questi piccoli gioielli, piccole per modo di dire, quelle che io chiamo le boutique del turismo cilentano, appunto Scario, Capitello, Villamare, Sapra è una sua particolarità apprezzabilissima. Ecco, Scario è una lingua di terreno, ma riesce a organizzare pure un territorio che merita apprezzamento. Ecco, mi piace questo territorio. Ecco, Palinuro e Camerota restano le mete più ambite, però? Palinuro e Camerota, Palinuro ha smarrito la bussola da quando aveva il Club Mediterraneo. Hanno fatto l'errore di mandarlo via il Club Mediterraneo, perché Palinuro è diventata Palinuro nel mondo, non per Enea, ma perché aveva il Club Mediterraneo. Camerota ha delle spiagge stupende, anche un retroterra meraviglioso. Bisogna inventare qualche iniziativa che li porti sul piano internazionale. Loro hanno tutte le carte in regola, Camerota e Palinuro, due territori che potrebbero diventare veramente punto di riferimento di un turismo meridionale alto. Però ho l'impressione che si sono adagiati da molti anni. Una spinta in più, ma che gli costa studiare quello che dicevo prima? La stessa vale anche per Camerota. Certo, Camerota ha una spiaggia. Ma io mi domandavo se meritano tutta questa attenzione facendo un confronto con le altre spiagge, con le altre cittadine rivierasche.
Ma io credo che Camerota ha belle spiagge, ha una bella, ha pure un bel porto. Camerota sì, anche se non è molto vasta come spiagge, come... però è un territorio che ha anche un retroterra piacevole, affascinante, perché Camerota Paese è piacevolissimo, Licusate, Lendiscose, queste frazioni sono meravigliose. Ci si è adagiati. Io ho l'impressione che un po' tutti dicono vabbè, stiamo bene, c'è la gente, comunque viene. No, la capacità, il pensiero va agli amministratori, è capire che accade fra 10 anni, fra 20 anni. Lo studioso, l'amministratore, l'educatore, il docente devono pensare a cosa accadrà. Non hai mai pensato di dare una mano, ecco, all'amministrazione, parliamo di Santa Marina Policastro? Oh, candidarti tu personalmente? No, candidato. Ognuno deve fare i tempi. Io fui invitato più volte a candidarmi anche al Parlamento, anche al comune di Santa Marina ho avuto inviti. No, ognuno deve fare il suo mestiere. Io spero di continuare a saper fare, anche se da pensionato, il giornalista, però amo fare questo mestiere, che è affascinante. Tu racconti quello che vedi, d'altra parte tu lo vivi tutti i giorni questo mestiere, è bello, perché però ognuno deve saper fare le cose che sa fare. Io spero di poter saper fare le cose da giornalista. Il giornalista che ruolo ha in questa campagna di promozione dei territori? Ma il giornalista, intanto, per esempio, io dico agli amministratori, pensate a qualche idea e poi trovate l'ufficio stampa, perché ufficio stampa di persone che sappiano farlo questo mestiere, perché l'ufficio stampa è quello che ti fa diventare l'autostrada poi dei lavori che tu fai, se c'è un buon ufficio stampa. Quindi l'idea affidata poi in ufficio stampa, che deve saperla. Non sono candidato a queste cose, quindi, però dico, e di colleghi in giro ne abbiamo molti. Noi siamo il paese con più giornalisti in Italia, quindi in Europa saremo quelli che abbiamo più giornalisti, quindi ce ne sono giornalisti. Però occorre l'idea poi affidarla a un giornalista che la sappia divulgare. E io credo che se l'idea c'è, io ho avuto esperienza per esempio del Festival di Giffoni per molti anni, lì è stata inventata un'idea e quell'idea l'abbiamo saputa diffondere, però l'idea c'era. Ecco, ora quell'idea è diventata una piccola industria, una solida anzi industria del cinema. A proposito di cinema, non dimenticare tu l'appuntamento col Villamare Film Festival, quest'anno iniziamo il 27, non so se sei mai venuto, se ti sei mai trovato in quel periodo. Sono venuto in alcune circostanze, che c'era il mio amico Zeffirelli e no, Ugo, come si chiama, il regista della Rai, che ha una bella età ora. No, è Zeffirelli. Gregoretti. Ecco, Ugo Gregoretti, una persona deliziosa, che gli ho scritto un libricino pure molto. Sono venuto alcune volte, però qui lo so, c'è. Queste iniziative culturali sono fatte bene, devo dire. Il festival. Ora, il festival è arrivato a una età di maturazione che bisogna inventare qualcosa che diventi un fatto nazionale. Perché la capacità di queste iniziative è inventarsi qualcosa. Mica è facile, per me è facile poter dire inventare, però bisogna pensare, studiare a qualcosa che gli altri non hanno, in modo che quel qualcosa diventa la notizia, e la notizia che ti porta il successo. Allora, noi ci portiamo verso la piazza, magari camminando. Noi l'abbiamo fatto scalzare oggi a Pino, perché ho dimenticato di dirti che qui parliamo sulla spiaggia un po'. Dove veniamo? Di qua? Siamo di qua, tu hai lavorato in TV. Io sono stato 30 anni alla RAI. Quindi sai. Ho vissuto esperienze di televisione, di giornale radio, perché sono stato al TG, alla RAI, al TG della RAI di Napoli per 30 anni, 10 anni al mattino, quindi ho esperienze di carta stampata e di televisione e radio. Devo dire che la carta stampata ha un fascino particolare. Scotta la sabbia? No. Metto i ciabatti. Devo dire che complimenti anche come viene mantenuta questa spiaggia, ecco. Tutto sommato viene mantenuta bene e c'è una bella partecipazione. Devo dire che però le immagini oggi hanno un fascino e un potere che è diverso, ecco perché chi fa televisione deve avere molta responsabilità. Ma aveva mai visto fare una trasmissione con un tecnico e una giornalista? Sì, no. Una regia mobilissima come la nostra. Ma quello è il nuovo ormai giornalismo. Vedi, intanto voi siete bravi dicendo 5, vi faccio i complimenti. Ve l'ho detto già un paio di anni fa e siete cresciute ulteriormente rispetto a 2 anni fa. Fate un telegiornale e contenuti che sono buoni. Poi questa manifestazione di ogni quotidiana è straordinaria. Quindi complimenti.
però oggi abbiamo bisogno di strutture molto leggere. Prima c'era un apparato alto, ora bisogna lavorare sulle poche cose e farle bene. Questo è il grande successo del nostro tempo. Chiaramente tu non ci lasci, ti ho portato all'ombra, per questo che devi aspettare, perché con lui, con Pino, ci intratterremo subito.